Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 7 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Contrariati dal partner, ma se ne può parlare? La Luna all'opposizione interpreta il partner in una giornata conflittuale, che vi pone l'uno contro l'altro. Non in modo irrimediabile, però, grazie al supporto di Nettuno e di Venere in sestile, con la benedizione del magnetico Plutone, che facilitano il dialogo e aiutano a chiarire le rispettive posizioni, senza tentare di prevaricare l'uno sull'altro. In coppia lo scontro si trasforma in confronto, meno facile ripetere la stessa dinamica con genitori e suoceri, generazioni diverse, cresciute con ideali, musica e sogni diversi non si capiscono mai fino in fondo, perciò non collidono. Ciliegina sulla torta il torcicollo. Regalino delle scaramucce tra Saturno, Marte e Urano e della vostra auto quando vi ostinate a viaggiare con entrambi i finestrini aperti. Oggi l'amore sembra non corrisposto, le coppie potrebbero conoscere una breve crisi. Sembrerà che tutti i progetti, l'amore, il lavoro siano come ostacolati da forze che si sprigionano dal nostro interiore. C'è confusione in molte cose che andrete a fare, e quello che nasce, nasce dalla confusione. Buona la mattinata con qualche pensiero malinconico pensando al tuo passato. Un ariete ti darà però del filo da torcere. Non mostratevi contrariati oggi, mettete le cose a posto e procedete per la vostra strada, qualunque sia. Pianeti turbolenti per il sociale e il lavoro, avrete qualche piccolo problema. Potreste pensare di prendere un breve periodo di riposo per ritemprare spirito e ritrovare le giuste energie. Oggi se vi viene chiesto del denaro in prestito cercate di tergiversare opponendo scuse credibili e valide, senza rinunciare a capire le vere ragioni di chi ve lo chiede. Condividete le vostre idee, progetti e intenzioni solo con persone fidatissime e sincere, qualcuno potrebbe rubarvi le idee oppure precedervi rovinando il tutto. Oggi non siate particolarmente permalosi, sopportate tutto, compreso scherzi e burle. Con un sorriso sulle labbra. In questo modo conquisterete anche persone che normalmente vi sono ostili. Oggi per chi cerca un lavoro potrebbe essere una giornata determinante, soprattutto se siete nati tra le 12 e le 18. Fate oggi il massimo sforzo di pazienza e mostratevi brillante nei colloqui di lavoro che vi aspettano. Se il cuore vi dice qualcosa e la testa l'opposto, cercate di sgombrare subito il campo da ogni equivoco. Non scegliete mai una strada a metà. O ragionate con il cuore o con la testa. C'è qualcuno che vorrebbe tornare a starvi vicino, ma non ha il coraggio per farlo. Un suo ritorno potrebbe ridisegnarvi le giornate. Cercate di approfittarne. La solitudine potrebbe fare capolino dalle vostre parti oggi, ma non dovete averne paura poiché stare con voi stessi non costituisce un problema. Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli. Se fate un lavoro che ha a che fare con il controllo e la verifica, siate più accorti prima di passare alla pratica successiva, non archiviate a cuor leggero. Se lavorerete per conto vostro senza guardare in faccia nessuno, non cederete alla tentazione di spettegolare sui colleghi. Previsione dei transiti planetari abbastanza positiva. Malgrado alcune dissonanze astrali disseminate qua e là. La nuova configurazione astrale avviene in un punto per voi felice e ne avvertite gli influssi benefici, nel settore delle amicizie di recente fioritura, gratificate dalla curiosità e dalla voglia di provare nuove esperienze assieme. Avrete una marcia in più, che magari vi aiuterà a vivere questo fine settimana libero da qualche preoccupazione che ultimamente vi sta creando non pochi problemi. Molte questioni lavorative in questa giornata, verranno rimandate. È un po' che continuate così e che non fate altro che evitare delle decisioni, quindi non dovreste lamentarvi dei ritardi, creati proprio dal vostro atteggiamento. Continueranno ad ascoltarvi e a seguirvi, ma ad un certo saranno spinti a chiedervi qualche delucidazione, che non vi farà piacere esaudire. A quel punto, anche voi sarete con le spalle al muro e dovrete agire.
urticante questo domenica d'agosto sotto il tiro della luna gelosa e segreta in Scorpione, che carica ulteriormente di aggressività indichiarata i vostri esplosivi inquilini Marte e Urano. Aggiungeteci anche la quadratura di Saturno in Acquario e del Sole in Leone, una sorta di croce celeste, sinonimo di prove e complicazioni. Meno male che a indorare un po' la pillola e ad addolcire il boccone amarognolo entrano in gioco anche i romantici sestili di Venere e di Nettuno. Lei vi parla d'amore, lui vi fa la serenata con il violino. Amore ed Eros. La gelosia sempre protagonista, ma al partner non dà fastidio, anzi la considera una prova d'amore. Qualche frizione invece con persone anziane di famiglia, cocciute e incapaci di adeguarsi ai tempi. Le loro osservazioni, ridicole ai vostri occhi, promuovono moti di collera, ma siete troppo educati e gentili per scatenare una scenata. Cari Toro, nelle prossime ore avrete una marcia in più, che magari vi aiuterà a vivere questo fine settimana liberi da qualche preoccupazione che ultimamente vi stava creando non pochi problemi. Nessun timore e nessuna paura di rimanere delusi. Siete coraggiosi, ma soprattutto siete interessati a conoscere la persona che potrebbe far innamorare perdutamente. State forse un po' trascurando la persona che avete accanto, specie se siete nati in aprile. Un atteggiamento più tenero e dolce da parte vostra non sarebbe male al fine di recuperare un po' più di intimità e di affiatamento reciproco con il vostro, o la vostra, partner. Lavoro e denaro? Che dire della chiamata del capo che vi telefona di domenica? Respingetela con decisione, se lui ha diritto di godersi la vacanza in qualche angolo di mondo voi non siete da meno, solo perché il vostro ruolo in azienda non è quello di boss ma di semplice impiegato. Giustizia sociale ora e sempre. Non sopportate le interferenze esterne mentre lavorate? Il consiglio per voi? Non adeguatevi sempre a tutto ciò che vi viene imposto con arroganza. Gli ultimi definitivi impegni prima delle ferie non vi danno tregua, ma voi non vi fermate un attimo e, con la vostra infaticabilità, vi dedicate affinché tutto sia lasciato in modo perfetto. Plutone è il vostro vero asso nella manica, in special modo se appartenete alla terza decade. Venere e Marte, pianeti del benessere e dell'aggressività, vi sono amici, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade taurina. Questo significa che, pur avvertendo un po' di stanchezza, ciò non vi pesa e siete consapevoli che è il giusto prezzo da pagare per continuare a essere i migliori. Benessere. Nervosismo, a rendervi elettrici un fastidioso doloretto alle vertebre cervicali, più frequente quando in cielo si addensano nubi temporalesche, foriere di temporali estivi, che aumentano il tasso di umidità e la proliferazione delle zanzare. Altro dettaglio irritante, che vi scatena furiosi pruriti. Questo è un buon momento per prestare particolare attenzione ai tuoi piedi. Metterli in vaschette di acqua calda dovrebbe essere una pratica abituale, soprattutto quando si indossano regolarmente calze o calze e scarpe. Per lei, a rovinarvi la giornata già difficile entra in scena anche la suocera, con una telefonata, peggio un'invasione a casa vostra, accampando la scusa più banale, una bella torta di mirtilli, l'unica ragione per la quale non la sbattete fuori, accettando di assaggiarne una fetta insieme. Per lui, contrariati dall'orologio, ora che avete vinto la lentezza insita nel vostro segno, dimostrando di saper correre a perdifiato, a intralciarvi sul percorso ci si mette un imprevisto. Rallentamento coatto che vi manda in tilt. Colore delle emozioni, blu scuro. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.